lo staff di Win Sebastiani, vi farò oggi conoscere una persona eccezionale, l'abbiamo soprannominata il gigante buono. Chi andiamo a conoscere è un uomo semplice, alla mano, ma che ha delle doti sorprendenti. Andiamo a conoscere Umberto Marotti. Ciao Umberto. Ciao Sebastiano. Oggi è una bellissima giornata, il rumore del mare crea atmosfera giusta per parlare un po' di te, che sei una persona eccezionale. Esatto, oggi è una bella giornata, c'è il sole, stiamo vicino al mare, su un belvedere di Porto Potenza e parliamo di parliamo di me. Ok, parliamo di te. Umberto, quanti anni hai? Io ho 65 anni. E sei nato? A Porto Potenza. La mitica Porto Potenza. Certo, certo. Senti Umberto, oggi sei pensionato? Giusto? Sì, oggi sono, adesso sono pensionato e ho lavorato per 19 anni in ceramica a Porto Potenza. Chiusa la ceramica sono andato a lavorare nel settore calzaturiero per altri 20 anni. Ho capito, ma nella tua vita noi sappiamo che hai partecipato nella Marina, ce ne vuoi parlare? Sì, sono partito a fare il servizio militare a 20 anni, a 18 anni, e durante il servizio militare sono stato scelto e tirato fuori da tutti gli altri marinai per far parte del battaglione San Marco. E una volta fatti questi 2 anni mi sono congedato e sono ritornato alla vita civile. Alla vita civile ho partecipo come vicepresidente alla sezione nazionale marinai d'Italia in congedo. In conclusione Umberto, che possiamo dire? Possiamo dire che ci rivedremo domani perché hai fatto una bellissima inaugurazione, no? Che si chiama? Si chiama La Passione di Cristo e domani. Che si svolgerà? Si svolgerà ai locali della Prologo in Piazza della Stazione. Di Porto Potenza. Ma da che giorno? Dal 1 aprile, da domani domenica 1 aprile fino al 15 di aprile. L'apertura è dalle 17.30 fino alle 22.30 tutti i giorni e speriamo che venga tanta gente. Numerosi, certo, ma di tutto questo ne parleremo? Ne parliamo domani sicuramente. Quindi venite tutti alla Passione di Cristo. Esatto, venite tutti alla Passione di Cristo. Grazie Marotti, un in bocca al lupo per noi, dallo staff di Twin Sebastiani per domani. Crepi.